È un Vinitaly di grande entusiasmo, soprattutto per un'annata 2010 strepitosa, con apertura anche a nuovi mercati, soprattutto mercati canadesi, mercati americani e quant'altro. Insomma, sempre più contatti e sempre più entusiasmo per questo vino. Un appuntamento fondamentale per le aziende di Montalcino che, come è noto, vendono un po' in tutto il mondo, quindi con una quota export che sfiora l'80%. E questo è un appuntamento irrinunciabile per incontrare operatori da tutto il mondo. Quest'anno un Vinitaly particolarmente proficuo, dove oltre al mercato internazionale che guarda sempre con grande attenzione al Brunello di Montalcino, c'è un ritorno molto importante, sicuramente influenzato dall'importanza dell'annata 2010 anche del mercato italiano. Quindi un momento positivo per Montalcino che fa ben sperare per il futuro. Vinitaly è sempre una manifestazione importante in Italia perché comunque riusciamo in circa 4 giorni a incontrare tutti i nostri clienti, quindi rimane sempre la principale manifestazione per la nostra azienda perché con una sola occasione riusciamo a incontrare tutti. Quest'anno sta andando bene, comunque con il Brunello 2010, un'annata che si sta vendendo abbastanza facilmente. Speriamo di mantenere questa attesa e questa qualità anche sul Brunello 2011 in funzione dell'anno prossimo. I mercati naturalmente sempre quello più importante per noi rimane il mercato americano, anche se oggi devo dire inaspettatamente è stata un'annata incredibile e l'Italia e anche l'Europa hanno già ritirato tutte le loro scorte, per cui devo dire che quest'anno non è stato tanto una vendita quanto è stato veramente un consegnare, per cui mi aspetto tanto ora dal 2011, annata un po' più difficile. Ecco. Si sta aprendo anche nuovi mercati che fondamentalmente sono sempre stati un po' chiusi per i vini italiani e per il vino nostro di Montalcino, Brunello di Montalcino. Però le basi che noi abbiamo su alcuni grandi stati, parlo dagli Stati Uniti, Canada, e sperando che nel prossimo futuro anche i mercati asiatici che noi avevamo pensato di poter conquistare con più facilità si possano ulteriormente aprire a nuove prospettive. La nostra azienda è fortemente orientata, come tutte le aziende di Montalcino, sull'export. Stiamo però crescendo molto anche in Italia. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere l'annata 2010, che è sicuramente un'annata molto apprezzata e molto richiesta. La difficoltà sarà quella di riuscire ad accontentare tutte le richieste, visto che, appunto, noi poi, essendo un'azienda piccola, le quantità sono abbastanza limitate. Ridolfi è un'azienda nuova, giovane, anche se di grande tradizione. Praticamente noi siamo presenti, vendiamo il 99% della nostra produzione nei mercati esteri, prevalentemente Stati Uniti e Canada, ma anche ci stiamo concentrando tanto sul mercato europeo. Diciamo, abbiamo un programma, un focus sui prossimi 5 anni, in cui avremo un incremento della produzione notevole, perciò stiamo concentrando molto le nostre risorse su eventi internazionali nei quali avremo l'opportunità magari di trovare altri mercati e cercare di svilupparci e crescere. Per nostro conto c'è stato un vero interesse dai paesi scandinavi e nordici in generale, ma anche America. Poi vabbè, noi andiamo già bene in Brasile, Canada, ma l'America sicuramente sarà forte. Rinascita dell'interesse verso i vini. Siamo molto soddisfatti, stiamo facendo un buon lavoro sui nuovi mercati e siamo riusciti a prendere nuovi importatori e questo vuol dire che c'è una richiesta in aumento. È molto importante perché dopo questi anni abbastanza bui che abbiamo lasciati forse alle spalle, siamo veramente soddisfatti di quello che sta rinascendo come interesse intorno al vino e al territorio, ai territori nostri dell'Italia. Vinitaly 2015 sicuramente è un incremento di mercati, c'è un incremento di entusiasmo nei confronti del Brunello 2010.
abbiamo circa un 80% di export e un 20% in Italia, ma sentiamo questo nuovo andamento molto positivo delle vendite sia in Italia che all'estero.